questo, che adesso le elezioni sono finite e in questo festival organizzato dai gruppi, i quali gruppi ci hanno detto per tutta la campagna elettorale, esattamente come la DC, il PSI e il PC, che lo spazio sarà dato alle donne, appena finita la campagna elettorale c'è il festival del Parco Lambro e lo spazio per le donne è zero. Quindi io faccio le mie personali valutazioni su questi gruppi politici che a livello di spazio per le donne a me mi risulta siano come il PSI, il PC e la Democrazia Cristiana. Eccetera, e ti senti dire che la rivoluzione sessuale è questa: tu sei donna, apri la figa e scopa, perché se no sei repressa, sei inibita, non sei rivoluzionaria e non credi nella lotta di classe e poi sei pure frigida. Perché allora, oltre a Lenin, devi approfondire anche i tuoi concetti di libertà sessuale, perché sei una piccola borghese se non la dai via a tutti i compagni. Quando mai ci è stata data la possibilità di essere informate sulle cose tecniche? Quando mai una donna ha avuto la possibilità di fare lavori che andassero oltre all'essere casalinga, a essere brava moglie e brava madre, oppure angelo del focolare, poi angelo del ciclostile, quando poi si è fatta la rivoluzione delle radio libere, angelo dei dischi, cioè quella che va alla radio e aiuta il maschietto a mettere... Studio economia dei mercati finanziari, però il mio sogno nel cassetto è sempre stato quello di lavorare in televisione. Dopo anni e anni di porte in faccia ho deciso di mettermi un po' a dieta, studiare un po' danza, fare un po' recitazione, eccomi qua. Però. No, questa cosa con le mani è proprio... Eccole qua! Roma, 10 giugno 1977, tre giorni dopo che al Senato non è passata la legge sull'aborto. Siamo state costrette ancora una volta a scendere in corteo. Eravamo migliaia di donne di ogni età e di ogni parte d'Italia a gridare la nostra rabbia e la nostra protesta, tutte insieme. Contro la violenza dell'aborto clandestino, a nome di tutte le donne che non erano con noi, quelle che per timidezza o per paura ancora non trovano la strada della lotta. La nostra storia lo dimostra. Se restiamo chiuse in casa, se non prendiamo nelle nostre mani il nostro destino, nessuno ci regala niente. Guarda tutte. Ed esplode sulla questione dell'aborto. Denunciamo lo scandalo dell'aborto clandestino, quello per cui si muore di infuso di prezzemolo e che arricchisce i ginecologi, i cucchiai d'oro. Ci battiamo per avere una legge che abolisca il reato di aborto, che renda l'aborto gratuito e assistito.